Alle 5 di questa mattina è atterrato all'aeroporto di Ciampino vicino Roma l'aereo organizzato dalla Farnesina per il rimpatrio dei connazionali di un gruppo di cittadini stranieri dal Niger dopo il golpe della scorsa settimana. A bordo del volo c'erano in tutto 87 persone, tra cui 36 italiani. Ad accoglierli il ministro degli esteri Tajani, che ha ribadito che la priorità del governo è tutelare anche quelli rimasti in Niger. Intanto, secondo l'intelligence americana, non ci sarebbe la regia russa dietro al golpe nel paese, al di là delle sparute manifestazioni filorusse.